La via dello scendere, del discendere, ce l'ha insegnata Gesù. Quindi ce l'ha insegnato il Padre nel Figlio, che è disceso nella nostra condizione umana. Per chi non ci ha seguito nelle puntate precedenti, stiamo facendo un percorso non proprio tematico, ma un percorso stimolato da affermazioni, da fatti, da frasi, da luoghi, per comprendere che cosa vuol dire scendere dentro di te, per comprendere che cosa vuol dire che per guadagnare Dio devi perdere tutto. Questo è un po' la sintesi. E oggi voglio leggervi una considerazione di un pensatore francese, André Dozin, che appunto ci dice come Gesù non ha fatto altro che scendere. E quindi Gesù, che è il modello, è il santo dei santi, ci indica come camminare nella santità. Ma ascoltiamo quello che dice André Dozin. È inevitabile pensare che questo scendere di Gesù sia stato profondamente doloroso. Beh, ogni discesa costa. Scendere dentro di te, toccare le tue miserie, deve costare. Ma anche per Gesù è stato doloroso. Perché? Ascoltiamo. Anche Gesù, come Abramo, lascia il suo paese e la casa di suo padre. Cioè, lascia là il cielo, lascia appunto il suo luogo. Anche Gesù, come Abramo, lascia il suo paese e la casa di suo padre per scendere in una specie di abiezione, di silenzio ed anonimato che lasciavano sbigottiti, per esempio, padre Charles de Foucault, Bossuet e tanti altri. A 12 anni, qui fa l'esempio, Gesù scende con Maria e Giuseppe a Nazareth, dopo essere stato a Gerusalemme. A 30 anni Gesù avrà l'umiltà di scendere nell'acqua del Giordano per farsi battezzare. Attenzione che noi qui stiamo parlando, no, di un uomo qualsiasi. Al tempo di Gesù tanti portavano questo nome, questo nome. Noi parliamo qui del Figlio di Dio, del Dio fattosi carne, del Dio sceso. E Dio è un Dio che non ha fatto altro che scendere. È un Dio che si lascia battezzare da Giovanni Battista, è un Dio, tra virgolette, che si umilia, che si mette al pari nostro. E poi continua sempre André Dozin. Questo Gesù va a mettersi con i peccatori e per loro scenderà al livello dei malfattori, per morire della morte più obbrobriosa mai inventata dagli uomini, e cioè la croce, la crocifissione. Scenderà nella morte. Lui, il vivente, scenderà nel profondo degli inferi. Ecco questo Dio che nel Figlio non ha fatto altro che scendere per amor nostro, per amor tuo e anche per amor mio. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao.